Speed Race, l'ABC dell'Energy Drinking. Senti, dice che sei stanco. Mi ha detto che sei stanco. Prima spariamo due cazzate qua. Cosa dici? Sei stanco perché tutto il giorno che sono alla fiera fai avanti e indietro, su, giù, destra, sinistra. Andiamo a cena. Più stancante che fare il pilota. Sì, ma decisamente, preferisco fare 3-4 manche di superbike. Sei venuto qua, hai firmato gli autografi. C'erano le signorine ai lati e di fronte. Sei uno dei piloti più gettonati. Sì, lì c'è Aga, però la patata, insomma, mi sembra che te la gestisci benino anche tu. E poi adesso ti devi abituare, perché l'anno prossimo fai il mondiale. Il team manager giustamente deve spendere, deve portare il grano a casa, devi imparare a vendersi, insomma devi avere un po' di pazienza, insomma. No, no, ma è giusto, giusto. Dai, su, su, fai il bravo, dai. Fanno sempre piacere quando vedi tanta gente che chiede l'autografo. No, diciamo la verità, era brutto all'inizio perché c'erano tre persone. Pian pianino abbiamo ingranato. Ingranato, hai firmato un centinaio, no? Lì c'è un po' di casino perché c'è Nannelli che si comporta in un caffone, poi c'è anche Aga, però non è che sei andato meno bene, cioè voglio dire, adesso, allora senti, l'anno prossimo dimmi tre cose che sono tre obiettivi. Obiettivi tuoi, cioè, no, certo, broccolare no, che non conta quello, quello, no, no, sono obiettivi personali, no, molto segreti, a me, cioè, non interessa quello, però sai, no, se... no, no, ma vabbè, comunque diceva, allora, sicuramente il primo obiettivo è quello di fare più chilometri possibili quest'inverno per imparare bene la moto, yes, e rodare un po' il tutto. Che l'hai provata non è male. No, va assolutamente bene, l'ho provato a Misano poco tempo fa e siamo già andati bene, quindi sono abbastanza tranquillo. E poi tu che provi una Ducati per vedere come va, fa un po' ridere. Esatto. Che sensazioni hai avuto? Sì, no, sto scherzando. Sempre quella, la... Vabbè, la moto più chilometri. Poi, secondo obiettivo, tu. Il secondo obiettivo è quello di fare una stagione incredibile. Ovviamente non, all'inizio non sarà facile, no? Perché è tutto nuovo, il team è la prima esperienza superbike, anch'io ho la prima esperienza mondiale superbike, quindi pian pianino dovremo crescere. E il terzo obiettivo è quello di togliersi qualche soddisfazione in ultime gare. Qualche sassolino dalla scarpa, così dice. No, quello, non hai quello, sì, ne ho tanti. Sì, è pieno. Sì, però non è che sono tanto polemico, nel senso preferisco dimostrare le cose che ho fatto, no? Penso che chi non mi ha aiutato, chi non mi ha voluto bene, che mi ha messo il bestone fra le ruote in questi anni, il modo migliore per vendicare, diciamo, queste cose è fare dei risultati. Tu sei una persona tipica, no? Perché sei giovanissimo, sei un debuttante praticamente, ma con un'esperienza, no, debuttante no, perché le gare le hai fatte, sì, però con un'esperienza mostruosa, cioè vedi della MotoGP, è strana come cosa, no? Sì, sui quattro tempi, io inizio da 14 anni, ne ho 23, ne ho passato, ne ho 24, vedi. 10 anni praticamente che faccio gare di alto livello. E nonostante abbia comunque 23 anni, che sono pochi, no, per questo sport. Quindi sì, sono, qualche soddisfazione, sono un giovane vecchio. Sei un giovane, qualche soddisfazione in più non guasterebbe adesso, eh. No, te lo dico, basta, basta annate sfigate, mezze annate, robe, no, basta, sarei stufo. Sono veramente stufo. No, mi piace talmente tanto questo sport che stufo non lo sarò mai, però... No, stufo di annate a morte, tante cose, sì, tante cose ti fanno veramente passare la voglia. Poi c'è chi gli va tutto liscio, anche se fa casino, una minchia, basta. Senti, saluta, adesso questa intervista non so dove va, se su Mister M, se sul blog di La 7, non lo so dove va. Tu saluta, fai il bravo, okay, a Vince. No. Vabbè, ti saluta te, ciao. Ah, guarda, c'è un sacco di gente, sei proprio un cialbrone. Guarda, fai, inizia a fare il bravo, guarda che quest'anno c'è del palcoscenico, quindi non iniziare a fare il genovese tirchio, no, no, nelle tirchio nel... Ci ho rovinato, non posso, non sono dico. Sei già rovinato? Sì. Ti ho amministrato male. Sta malissimo. Però, Vabbè, iniziamo. Grave. Abbastanza. Non mi chiedere soldi, non c'è. Va bene. Ciao. Ciao, ciao a tutti.